Allora, intanto partiamo. Ciao a tutti. Come avevo detto l'altra volta, questo è un libro che sapete che abbiamo cominciato quel ciclo che in teoria, cioè in teoria non c'entra molto con stasera, che è quello legato al mutualismo. Però in effetti anche il mutualismo c'entra. C'entra, sì. Esatto. Per cui alla fine non è vero che come si pensava all'inizio avremmo spezzato il ciclo di incontri legato al mutualismo, perché arriverà il momento in cui capiremo che anche in Palestina questo concetto di mutualismo viene coniugato nella maniera che appunto poi Cecilia ci dirà. L'introduzione che volevo fare in generale è questa, e questo è un libro che permette di fare una cosa che difficilmente facciamo, cioè ne parlavamo anche prima quando eravamo in macchina. Cioè, di solito sulle questioni storiche ultimamente si va a discutere sulle opinioni, mai sui fatti. Soprattutto quando i fatti partono da lontanissimo e soprattutto a forza di leggerli solo in una determinata maniera facciamo fatica proprio a metterli insieme. La storia della Palestina è una storia lunghissima, complicatissima. Apro solo una parentesi: ieri Cecilia era in Rai, a Radio 3, a Fahrenheit. Io ho ascoltato la registrazione e chiaramente la registrazione sei di qua e la senti, poi ti raccontano come va mentre gli fa le domande e succede quello che mi spiegava lei, che ne fa tantissime, succede spesso quando si è in certi luoghi a parlare di Palestina, cioè lì non c'era il pubblico, c'era lei, diciamo il conduttore, però si poteva scrivere il messaggio, le domande da fare. Ecco, mi diceva appunto che il conduttore ha scelto le domande più tranquille, pacifiche, no? Che si potevano fare su questa storia, evitando di fare quelle veramente pesanti. Perché? Perché appunto la storia della Palestina è una storia dove ognuno di noi ha un'opinione, spesso e volentieri schierata, ma no, schierata non vuol dire nel senso negativo. Poi ci faremo spiegare perché fare il giornalista quando in generale, ma soprattutto quando si parla di questo argomento molto spinoso, non ci può essere il giornalismo trasversale. Questo è un libro di, soprattutto di avvenimenti, che parte dal 1917 e quindi è un libro che raccoglie 100 anni di storia. Questo permette a tutti, perché è scritto davvero in una maniera semplicissima, con i fatti e con i documenti in fondo al libro, permetterebbe, se lo leggessero tutti, magari di evitare gran parte delle domande che avevamo ieri in redazione in Rai. Perché un conto è l'opinione, ma se l'opinione non è formata sul fatto, è un'opinione che ti sei fatta perché hai letto un pezzettino o hai ascoltato una cosa, e non è l'opinione che dovresti farti quando hai letto i fatti. Indipendentemente dall'opinione che uno si fa, quello rimane libero. Però davvero anch'io che ero convinto non di saperla tutta, ma insomma le grosse cose di averle messe al posto giusto, mi sono accorto di una cosa, che quando tu hai le parti principali messe al posto giusto, su una storia di questo genere non basta. Perché anche le piccole, quelle che io ritenevo piccole, avvenimenti storici che stavano tra le due parti grosse, diventano basilari per mettere insieme un po'. Per cui anche se ci fosse il classico libro di storia scolastico che mette insieme solo le 3-4 cose, vi assicuro che dopo aver letto il libro vi accorgete che non è assolutamente sufficiente. Detto questo, e quindi lo dico perché, perché magari in certi momenti sarò un pochino più pedante, perché date e avvenimenti sequenziali, davvero, fidatevi, sono importantissimi per risistemare le tessere. Partiamo dall'inizio, cioè partiamo da come è avvenuta la costruzione di questo libro, perché di cose della Palestina ne escono, ma una cosa così costruita è difficile da trovare. Perché è venuta questa
idea, forse perché appunto la gente non sa cosa è successo lì. Grazie Dani, io vi ringrazio per essere qua stasera, ringrazio l'ospitalità di questo bellissimo circolo, soltanto oggi di essere in un luogo che è stato al centro del dibattito mediatico internazionale, mi fa un certo effetto essere in zona rossa, e mi sento un po' come quando in Palestina sei nelle zone assediate dai coloni israeliani e devi stare attenta a come ti muovi, e ti ringrazio per aver rinnovato l'invito e sono contenta di tornare. Io sono stata qui a Lecco 4 anni fa in uno degli incontri più partecipati a cui mi sia mai capitato di intervenire, in cui si parlava di Palestina, e quindi tornare è parte insomma della mia storia. E questo libro nasce da questa storia qua, dal continuo ritorno. Io faccio la giornalista, faccio evidentemente la giornalista indipendente, perché non si può scrivere sui grandi media mainstream di Palestina come ne scrivo io, come ne ho sempre voluto scrivere io. E questo libro nasce da un'idea della casa editrice, in realtà, che mi contatta oltre un anno e mezzo fa per scrivere un libro in occasione dei 70 anni della Nakba. Se io magari stasera dico qualcosa che non sapete, fermatemi, tendo magari a dare per scontato delle cose, però insomma l'anniversario era la catastrofe, quella che i palestinesi definiscono la catastrofe del 1948, dunque tutto ciò che segue e che precede anche la fondazione dello Stato di Israele. Il 2018 ricorreva questo anniversario, quindi l'obiettivo della casa editrice era riportarlo un po' in luce. Io che di questo paese mi occupo ormai da abbastanza tempo, sono 12 anni che vado e torno e ho la fortuna di attraversarlo, ho detto ok, sì, mi piace, è una bellissima idea, però vi propongo di farla in questo modo qua. E questo modo qua per me era riannodare i fili della storia. Nasce quindi prima di tutto da un'esigenza mia, se dovessi essere proprio completamente onesta, quando l'ho scritto e l'ho immaginato, ho avuto in mente la mia mamma. C'è una persona che è stata sensibilizzata dai miei racconti in tutti questi anni, ma che non è sicuramente un addetto ai lavori, e che tante volte mi ha chiesto ma perché questo, ma perché quest'altro, ma perché succede questa cosa? E io ho pensato, come se lo chiede lei, magari se lo chiedono tantissime altre persone. E partiva da un'idea, cioè che sostanzialmente sia molto difficile comprendere quello che succede oggi in Palestina se quei fili della storia non vengono riannodati, cioè se non ripartiamo dalle basi. E non seguiamo questo lungo secolo, che è complicatissimo, io non ho certo la pretesa in queste 300 pagine di essere stata esaustiva, però ho provato a toccare i punti fondamentali, le cesure storiche fondamentali, e provare un po' a riportare alla luce la storia dei perdenti poi alla fine, perché la Palestina è la storia dei subalterni per eccellenza. Perché oltre a essere un territorio che è attraversato da numerosissimi eventi storici, da situazioni conflittuali, da interessi geopolitici e geostrategici, è anche un territorio che ha subito la sovraescrizione di una narrazione dominante, che è quella israeliana, su quella che era la narrazione subalterna, dunque del popolo che è stato oppresso, dimenticato, la cui storia è stata riscritta. Questa è probabilmente la cosa più terribile che è successa in quella terra, cioè il fatto che non ci sia neanche il diritto di raccontarla questa storia per i palestinesi. E allora da giornalista che quel territorio l'ha attraversato tanto, io ho creduto di dover prendere una posizione, lo ricordavi bene tu, io nel giornalismo imparziale non ci credo, e non ci credo perché noi da giornalisti e da giornaliste siamo comunque degli individui, delle persone che quindi anche nel raccontare un territorio comunque portano il proprio punto di vista, ma soprattutto perché io credo in quello che è il giornalismo che ci ha insegnato un grande reportagista polacco che era Ryszard Kapuściński, che è il padre di quello che noi chiamiamo il giornalismo empatico e il giornalismo intenzionale, cioè il giornalismo che si pone un obiettivo, che è quello di produrre un cambiamento e che si fa cassa di risonanza per la voce che si alza più debole. Non che dà spazio a quella che è una propaganda che nel caso di Israele e Palestina da parte israeliana è potentissima. Quindi noi ci siamo costruiti come opinione pubblica un'idea
di quella questione che io mi rifiuto di chiamare conflitto, perché non è un conflitto, è oggi un'occupazione militare, prima è stata e tuttora è una vastissima operazione di colonialismo e di insediamento, e attraverso il ripercorrere i fatti storici questo emerge con grandissima chiarezza. E quindi ritornare a questi fatti storici, essere attinenti a quei fatti, ci aiuta a uscire per l'appunto dal campo delle opinioni, dal campo delle tifoserie. Esiste sicuramente su Israele e Palestina un posizionamento ideologico molto forte da entrambe le parti. Io credo che ritornare ai fatti storici, ai documenti, a tutto quello che oggi abbiamo a disposizione per ricostruire come sono andate le cose, e quando ci occupiamo di attualità riportarla nel modo più fedele possibile, dando anche il giusto nome alle cose. È chiaro che se noi lo chiamiamo conflitto, quello che all'opinione pubblica arriva è l'idea che ci siano due parti equidistanti che si combattono. Quando noi assistiamo a un'offensiva militare israeliana su Gaza e la chiamiamo guerra, abbiamo l'impressione che da parte palestinese ci sia un esercito che risponde. Quindi anche l'importanza di riappropriarsi di una serie di parole, di chiamare le cose con il loro nome e di tentare di ricostruire una narrazione che sia un pochino più vicina alla realtà. È chiaro che è la mia realtà, cioè è la realtà che io ho scelto di raccontare, un libro che è sicuramente schierato, non ne faccio segreto, però insomma io credevo che dopo tanti anni anche di incontri, racconti, memorie che in questi anni mi sono state affidate, fosse arrivato un po' il momento di fare il punto e anche restituire il favore. Anche perché prima di questo libro Cecilia ha collaborato a un altro libro, che è questo, che racconta in un altro modo la Palestina di oggi attraverso un viaggio, e un viaggio anche fotografico. In verità noi, quando ci siamo sentiti tanti mesi fa, la presentazione che avremmo dovuto fare era di questo libro, proiettando alcune delle foto qui. Poi è arrivato lui e secondo me, proprio per quello che diceva Cecilia, lo scopo principale in questo momento su una parte di storia è proprio questo, cioè l'importante in questo momento è davvero capire cosa è successo. Quindi partiamo da qui, partiamo proprio dal 1917, perché anche questa cosa, io mi ricordavo qualcosa di questa storia della lettera, no? Però secondo me la prima parte, che poi quella che non si legge, almeno io ho provato anche ad andare su internet a leggere, leggi meno in giro, alla fine, almeno dal mio punto di vista, davvero banalmente si può dire che le cose oggi un po' sono così, anche perché 100 anni fa sono partite in quella maniera. Perché io un'idea che mi ero fatto inizialmente è che le cose siano un po' cambiate a partire dagli anni 70, no? Per cui c'era stata una certa deviazione della storia, per cui si era finiti, adesso la banalizzo, più o meno un po'. Invece sì, io parto dal 1917 e mi è cambiata completamente la prospettiva, perché da lì davvero non c'è quasi più scampo già lì. Assolutamente. Quindi, proviamo a partire da lì. Io in realtà faccio un passo ancora... Sì, perché poi torno al 1800. Ancora indietro. E al 1897 in particolare, che è la data del congresso di Basilea, durante la quale nasce l'Organizzazione Sionista Mondiale. Dice, perché lo fai? Intanto perché un punto di partenza, quando inizi a raccontare una storia, te lo devi dare, no? Sarei potuto andare molto più indietro, ma per me il punto di partenza era quello, e l'ho fatto per una ragione molto precisa. Cioè che una delle narrazioni più comuni intorno alla questione israelo-palestinese è che lo Stato di Israele sia nato perché il popolo ebraico, che subiva persecuzioni da parte delle forze naziste e fasciste in Europa, aveva bisogno di una sua casa, e che quindi sia una diretta conseguenza sostanzialmente della Shoah. Questo non è vero, nel senso che sicuramente l'Olocausto e tutte le terribili persecuzioni che la popolazione ebraica subisce nel corso, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche prima con i pogrom che c'erano stati i suoi danni nei paesi dell'Europa orientale, sono un motore di spinta, e dopo la Shoah sicuramente aumenta l'immigrazione ebraica in Palestina. Però a me interessava scardinare questo assioma per cui Israele nasce per questa ragione. Israele non nasce per questa ragione, nasce perché
movimento sionista mondiale che vede la sua fondazione ufficiale alla fine del 1800 nel contesto dell'Europa orientale, si pone questo preciso obiettivo: conquistare una terra, che è quella della Palestina storica, verso la quale evidentemente il popolo ebraico sente un'appartenenza ancestrale per questioni religiose e storiche, sull'assunto, basandosi sull'assunto, che quella sia una terra senza popolo. Quindi non a caso lo slogan del movimento sionista sarà una terra senza popolo per un popolo senza terra, che è il popolo ebraico. Ora, in realtà la Palestina di fine 800 e dei primi del 900, quando iniziano quelle che si chiamano le Aliyah, cioè i ritorni in Palestina, il movimento sionista mondiale inizia a organizzare le comunità ebraiche in giro per l'Europa perché facciano appunto ritorno a quella che è considerata dagli ebrei la terra promessa, dunque la terra di Palestina, già i primi pionieri che fondano i primi kibbutz, spesso orientati, insomma organizzati intorno all'idea di un lavoro, di una vita comunitaria, in parte anche orientati secondo l'ideale politico del socialismo, della condivisione, già i primi pionieri scrivono una serie di documenti indirizzati all'organizzazione sionista mondiale dicendo: attenzione però che questa non è la terra vuota che ci avete raccontato, questa è una terra che è abitata da comunità arabe che la vivono da millenni, che sono strutturate secondo clan, ci sono città, ci sono villaggi, ci sono coltivatori, c'è tutto un mondo in Palestina che ci rivela una realtà molto diversa da quella che ci viene raccontata. Quindi perché ritornare a queste origini? Intanto appunto per scardinare questo assunto, che è poi quello grazie al quale oggi, se tu critichi Israele, fondamentalmente viene accusato di antisemitismo, cioè il problema, no? la strumentalizzazione di questa vicenda passa anche per un non detto storico, che è quello che appunto in realtà l'immigrazione ebraica in Palestina inizia molto prima. Inizia appunto e si sviluppa agli inizi del Novecento, la comunità ebraica che si instaura in terra di Palestina inizia anche a costruire quello che viene chiamato lo Yishuv, che è il parastato, cioè sostanzialmente è la costruzione di tutte le strutture amministrative, sindacali, burocratiche, che poi confluiranno nello Stato di Israele. Quindi quando nel 1948 le autorità israeliane, ebraiche, si autoproclamano Stato, c'è già il tessuto pronto, perché il lavoro è stato fatto, è stato svolto in modo assolutamente certosino. È qui che entra in campo un attore fondamentale che ha una responsabilità storica immensa in tutta la questione, che è la Gran Bretagna. Siamo nel 1917 con la dichiarazione Balfour, l'allora ministro degli esteri dell'impero britannico scrive una lettera all'organizzazione sionista mondiale esprimendo il proprio consenso alla creazione di quello che viene definito un focolare ebraico in Palestina. Si tratta di una missiva, di una lettera che non ha particolare valenza internazionale, l'assumerà in seguito e l'assumerà in un momento preciso, cioè quando in seguito al concludersi, diciamo, della prima guerra mondiale, gli stati vincitori occidentali si spartiscono ciò che resta di quello che era l'impero ottomano. Quindi l'impero ottomano, che aveva tenuto insieme tutti i territori di quello che noi chiamiamo così geopoliticamente Medio Oriente, vengono proprio spartiti a tavolino, si disegnano sulle mappe i confini, si decide che questa è la Siria, questa è il Libano, questa è la Palestina, e si istituisce il sistema dei mandati internazionali, che era un modo, diciamo, per superare l'assetto post-bellico tradizionale che era stato in vigore fino a quel momento. L'idea era quella che le potenze occidentali, con chiaro assetto coloniale e imperialista, assumessero, diciamo, un controllo benevolo di certi stati. Il controllo di quelli che sono i territori della Palestina storica vengono assegnati all'impero britannico. Ed è dunque da lì che genera la questione. Perché? Perché nel testo istitutivo del mandato viene inclusa la dichiarazione Balfour, che quindi a quel punto diventa un foglio di carta, diventa una dichiarazione che ha una valenza, perché è un impegno chiaro che si è preso il governo britannico nei confronti della popolazione ebraica, perché sia creato un focolare ebraico. Da questo momento in avanti
il mandato britannico avrà una responsabilità importantissima che protrarrà fino al 47, quando poi dirà basta, non sappiamo più come gestire la situazione. Si è creato un ginepraio qui, perché sostanzialmente la popolazione palestinese, nel vedere questa immigrazione che diventa sempre più massiccia, giustamente si inizia a preoccupare, inizia a dire però aspettate un attimo, che significa? Si stanno creando, no, le strutture di uno Stato parallelo rispetto al nostro, e quindi inizierà poi una prima pagina di rivolta popolare, la grande rivolta araba degli anni 30, inizieranno le milizie ebraiche a organizzarsi e a compiere anche numerosi attacchi terroristici nei confronti delle istituzioni britanniche, proprio per spingerle a quello che poi porterà al piano di partizione del 47, che dirà, bene, qui si devono creare due stati, uno israeliano e uno palestinese. Come sappiamo, questo non avverrà mai. Mi fermo. Come vedete, certe cose le sappiamo, comunque le abbiamo ascoltate già altre volte, però far partire tutto da questa lettera, almeno dal mio punto di vista, mette la luce su certe cose che non sono mai state appunto considerate, perché si partiva già 30 o 40 anni dopo, per cui si parla già dei primi scontri del 29, sì. No? Invece noi siamo convinti che i primi scontri sono almeno 20 anni dopo. Anche perché, come dicevi tu, c'è comunque nel mondo una impressione del mondo ebraico che non è così d'accordo poi su questa cosa. C'è un momento in cui nel mondo gli ebrei cominciano a dirsi no, ma cioè, forse non è il caso di andarci, no? E invece appunto l'Inghilterra, qui davvero, come dicevi tu, insiste e davvero dà una svolta decisiva a questa cosa. Fino appunto, come diceva lei, arrivare alla grande rivolta del 36, siamo vicini ancora più o meno al 25 aprile, no? Vogliamo anche ricordare comunque qui, anche qui, c'è stata la cosiddetta resistenza delle montagne, con Al-Qassam, cioè c'è stato comunque un moto di resistenza già a quell'epoca. Io credo davvero, ripeto, scusate, l'ho detto che stasera poteva essere eccesso, sarò sicuramente pedante, ma questa parte qui, dal mio punto di vista, è basilare. Per proprio da questo punto guardare tutto quello che avviene dopo con un'ottica completamente diversa. E proprio anche perché qui, a un certo punto, ancora in questo periodo, parli dell'agenzia ebraica, che addirittura già in quei tempi, negli anni 30, comincia già addirittura una schedatura. Quindi non siamo nel nostro tempo in cui appunto c'è il controllo praticamente totale della popolazione palestinese, ma già negli anni 30 questa struttura, e poi come dice Cecilia diventerà Stato, comincia già, no, a intraprendere un modo di fare. Sì, io inserisco assolutamente il sionismo politico all'interno dei movimenti nazionalisti e coloniali di stampo occidentale, non soltanto perché appunto nasce in Europa, quindi in Occidente, ma perché l'obiettivo principale del sionismo, e questo ce lo dicono le carte, ce lo dicono le fonti storiche, questa non è un'opinione che porto io poi peraltro non sono neanche una storica, sono una giornalista, quindi ve le sto raccontando in modo, insomma, che in accademia mi caccerebbero, però quello che ho proprio cercato di fare è stato questo, no? Rendere un po' comprensibile la storia raccontandola in maniera anche semplice, che non vuol dire banalizzarla. Però quello che mi ha colpito, io naturalmente queste cose le sapevo, me ne ero occupata, anche se mi sono occupata tanto di attualità in questi anni, però ecco, il lavoro di scrittura di questo libro mi ha fatto scoprire tantissime cose che non sapevo. La cosa più, una delle cose più interessanti è proprio vedere come in realtà la situazione che noi ci ritroviamo ad osservare oggi sia stata studiata a tavolino e portata avanti attraverso una serie di istituzioni che sono state create apposta e che vanno a comporre quello che io ho chiamato un mosaico del dominio, no? Che è molto più strutturato, è molto più complesso ed è molto più raffinato di quella che magari oggi ci appare come, non so, la brutalità dell'occupazione militare. Tu la vedi l'assedio di Gaza, vedi delle cose che sono il volto più visibile, no? Sotto tutto questo c'è una vastissima e raffinatissima
operazione che è stata condotta con pazienza, con determinazione, con costanza nel corso di un secolo attraverso una serie di istituzioni tra cui sicuramente l'Agenzia Ebraica, che si occupava ad esempio di acquistare i terreni da parte magari di non so, notabili palestinesi che ormai avevano trasferito i propri affari, la propria vita nelle città, che non avevano più modo di coltivare i propri terreni e che in maniera anche un po' ingenua li hanno venduti in una prima fase in maniera massiccia. Saranno tutte operazioni che rappresenteranno un continuum storico e che vedranno appunto agire le istituzioni israeliane dello Yishuv prima e dello Stato di Israele poi veramente a tutto tondo. Quindi è proprio l'appropriazione del territorio secondo una politica che dalle autorità prima sioniste e poi israeliane verrà definita sempre del fatto compiuto, cioè fare in modo che non si possa retrocedere da quella situazione, perché quel terreno ormai è mio, perché quel territorio ormai io l'ho conquistato, perché magari quel villaggio l'ho distrutto e ci ho sostituito popolazione mia, e quindi la situazione è irreversibile. Di fronte a tutte queste operazioni che appunto accompagnano tutti i primi anni del Novecento, c'è già in nuce un tentativo di resistenza da parte della popolazione palestinese, che appunto inizia a un certo punto a dire: qui sta succedendo qualcosa che non ci torna. Le prime rivolte, lo ricordavi, sono del 29, la prima grande pagina di rivolta popolare, che io poi questo ho cercato anche di raccontare molto, i popoli più che le istituzioni, è quella che viene chiamata la Thaura al-Kubra, la grande rivolta, la grande rivoluzione, che si sviluppa tra il 1935 e il 1939, ad opera dello Sheikh al-Qassam, che è un personaggio epico. Poi la storia palestinese è anche fatta di personaggi epici, non a caso le brigate di al-Qassam si ispireranno a lui, i razzi Qassam di Hamas si ispireranno a lui. È un leader che appunto organizza la resistenza nelle montagne intorno a Jenin, e la cosa particolare, la cosa curiosa di cui quasi mai si parla, io in questi anni mi sono occupata moltissimo anche di femminismo palestinese, che è un rimosso del rimosso, cioè non è proprio la nicchia della nicchia, la storia che nessuno racconta. Al-Qassam per esempio è il primo a teorizzare che della lotta armata debbano far parte anche le donne, e sarà lui a creare le Rafiqat al-Qassam, le compagne di al-Qassam, il primo gruppo militare femminile palestinese. Quindi le donne, soprattutto nelle campagne dove c'è una maggiore predisposizione per via del lavoro nei campi alla mescolanza di genere, quindi le donne e gli uomini sono abituati a condividere lo spazio pubblico molto più che nelle città degli anni 30, imbracciano le armi e combattono. Da lì poi nasceranno tutta una serie di esperienze anche femminili e femministe auto-organizzate che accompagneranno tutta la storia della resistenza palestinese. Quella è la prima grande pagina che noi possiamo considerare una rivolta organizzata nei confronti di un movimento che inizia a spaventare, perché inizia a prendere, ad assumere proprio le forme di un movimento coloniale, quale poi si sarebbe rivelato essere. Tra l'altro sulle donne poi ci arriveremo, perché le donne rimangono sempre sullo sfondo per tornare protagoniste proprio in questi ultimi anni, quindi il movimento femminista e comunque le donne della Palestina hanno ripreso negli ultimi tempi un ruolo predominante. Poi ce lo faremo raccontare meglio da Cecilia. Però mi sposto un attimo dall'evento storico, perché secondo me c'è un'altra operazione basilare che Israele mette in campo, al di là del prendere il villaggio, raderlo e metterci il proprio villaggio, che è quello che il rapporto chiama democidio. Cioè qui c'è, oltre alla questione fisica dell'occupazione, c'è la volontà di annientare la memoria della terra, e quindi di conseguenza cercare di proprio eliminare in tutti i sensi l'esistenza della Palestina. Sì, è probabilmente l'operazione più crudele che è stata portata avanti, perché appunto lo ricordavi prima, la schedatura dei villaggi e tutte queste operazioni, che succede? Succede che il movimento sionista, che appunto poi darà vita allo Stato di Israele, inizia a organizzarsi per preparare quella che poi sarà la Nakba. La Nakba nel 1948 in realtà è l'apice di una serie di operazioni di pulizia etnica che avevano preso avvio già diverso tempo prima. I villaggi che
erano considerati posti in posizione strategica per lo Stato di Israele, posti ovviamente al di là di quelli che erano i confini del piano di partizione, quindi che dovevano essere poi ricadere sotto il controllo del futuro Stato palestinese. Sono villaggi che Israele ha bisogno, il futuro Israele ha bisogno di controllare, dunque avvia appunto una vastissima operazione di schedatura di questi villaggi. Tutte queste schedature, queste operazioni confluiscono in quello che è il piano Dalet. Il piano Dalet è un piano che viene approvato da Ben Gurion, il padre dello Stato, e distribuito come un ordine militare a tutte le milizie sioniste, che sono quelle che poi confluiranno nell'esercito israeliano dopo la proclamazione dello Stato, e contengono proprio le direttive precise, e questo è uno di quei fatti storici innegabili, perché il piano Dalet è stato portato alla luce da un importante storico palestinese, per cui c'è oggi, è a nostra disposizione, e contiene proprio le direttive di come si devono assediare i villaggi, come si deve forzare la popolazione ad andarsene, come si deve sterminare nel caso in cui opponga resistenza, e come immediatamente dopo l'espulsione della popolazione da questi villaggi, che sono appunto posizionati in modo strategico perché a Israele servono, debba essere immediatamente operata una sostituzione di popolazione, di modo che la popolazione palestinese espulsa non possa mai più tornare. L'apice di queste operazioni di pulizia etnica è il 1948, dunque quando Israele si autoproclama Stato e si considera l'apice della catastrofe. Al termine del 1948 saranno già state espulse oltre 700.000 persone e saranno stati distrutti più di 500 villaggi. Quello che Ilan Pappé, che è un importantissimo storico israeliano che appartiene alla corrente dei cosiddetti revisionisti, cioè degli storici che a un certo punto hanno avuto anche il coraggio di assumere delle posizioni molto critiche, e che diversamente dagli altri studiosi avevano accesso alle fonti militari, quindi hanno fatto un lavoro importantissimo, Ilan Pappé, in uno dei suoi libri più importanti, che si intitola per l'appunto La pulizia etnica della Palestina, che descrive nel dettaglio tutte queste operazioni, e ripercorrendole peraltro è anche chiara la logica proprio geografico-territoriale seguita dalle milizie, cioè erano tutti villaggi che avevano un'importanza strategica, magari perché sulla costa o perché collegavano due grandi città di cui Israele voleva assumere il controllo. Lui conia questo termine che è memoricidio, che è cioè l'operazione più sottile, se vogliamo, ma più crudele che è stata operata, cioè la rimozione della preesistenza. Oggi di quei villaggi non esiste più traccia, perché sono stati rinominati con nuovi nomi, o perché sulle loro rovine sono stati costruiti, per esempio, dei vastissimi parchi per famiglie. Il libro che ricordava prima Dario, Walking the Line, è un libro che insieme a Gianluca Cecere e Cristian Elia abbiamo fatto in occasione dell'anniversario di un altro momento storico importante, che è la guerra dei sei giorni, il 67, quando Israele sfonda quella che era la linea verde, dunque la linea di demarcazione tra il suo territorio e quello che doveva essere il territorio dello Stato di Palestina. E quel viaggio lungo la linea verde parte da un luogo che è veramente straziante, è uno dei tanti, ma è veramente straziante, che si chiama la Valle di Latrun. La Valle di Latrun è una valle che si trova a metà strada tra Tel Aviv e Gerusalemme, dunque posizionato in un luogo assolutamente strategico, dove c'erano tre villaggi, famosa per i suoi pozzi, per un sistema di irrigazione molto antico, per tutta una serie di cose. È l'unica operazione, una delle pochissime operazioni di pulizia etnica che avvengono nel 67, perché nel 48 lì le milizie ebraiche subiscono l'unica sconfitta, cioè l'esercito giordano, che all'epoca difendeva i palestinesi, infligge alle truppe israeliane una sconfitta nel 48, quindi loro tornano nel 67 per rifarsi. Oggi di quei tre villaggi non c'è più traccia, quello si chiama Canada Park, è un luogo di picnic per famiglie. Quando si va a visitare questo Canada Park ci sono dei cartelli che dicono che le rovine che voi trovate sotto i vostri occhi sono bizantine. Quindi la storia palestinese è scomparsa. Se non fosse stato per il lavoro appunto di storici palestinesi, storici israeliani, organizzazioni israeliane come Zokrot, che è un'organizzazione importantissima che è andata a rimappare tutti i villaggi che sono stati evacuati e distrutti nel corso della Nakba e li ha rinominati e li ha riposizionati sulla mappa,
La Palestina, di fatto, sarebbe scivolata via dalle mappe, dalle carte geografiche, non ci sarebbe più. L'unica cosa che rimane è la memoria di chi quel trauma l'ha vissuto, che non lo può neanche ricordare perché in Israele vige una legge che si chiama Nakba Law, che vieta, per esempio, di commemorare la catastrofe e la Nakba. Quindi io credo che sia questa poi l'operazione più terribile, no? Oltre a quella bellica, che comunque in un modo o nell'altro fa parte, no? di anche di una tradizione di storia, dei conflitti, tutto quello che è avvenuto dopo, quindi il tentativo di eliminare la storia, l'identità collettiva e fare in modo che di quella storia non ci fosse più traccia. Leggo una riga di Golda Meir, che è stato primo ministro di Israele tra il 69 e il 74. Due righe. Come possiamo restituire i territori occupati? Non c'è nessuno a cui restituire. Semplice. Ma c'è un'altra cosa che mi ha colpito, che non sapevo, proprio dal punto di vista dei fatti. Lo giro in domanda. Israele ha una Costituzione? No. E perché? Perché una Costituzione, molto banalmente, imporrebbe di definire i propri confini. Non definire i propri confini è stata una delle principali strategie di Israele dal giorno della sua nascita fino ad oggi. Israele non ha confini, non ha stabilito quali sono i propri confini. Esistono dei confini internazionali che sono stati riconosciuti, che sono appunto la linea verde. La linea verde è, per chi non fosse avvezzo, quella cosa che forma una specie di fagiolo all'interno della Palestina storica. La linea verde era quella, appunto, che è la linea di armistizio della prima guerra arabo-israeliana del 1947-48. Nel 49 c'è l'armistizio, c'è la definizione di questa linea, la comunità internazionale dice quello è il confine tra Israele e futuro Stato di Palestina. Israele non l'ha mai riconosciuto come un confine, la considera una linea di cessate il fuoco. Una linea cessata il fuoco, secondo il diritto internazionale, è provvisoria, quindi è semplicemente una linea dove si sono arrestati i combattimenti. Perché lo ha fatto e perché non ha mai definito i suoi confini? Perché se avesse definito i suoi confini, sarebbe stato illegale anche per lui occupare i territori occupati. Non definire i propri confini significa io mi espando e mi estendo sin tanto che nessuno mi ferma. Quando poi arriverà il giorno in cui ci fermeranno, perché arriverà, io comunque nel frattempo avrò conquistato quanto più territorio possibile. E quale territorio? Quello più ricco di risorse e più privo di popolazione. Perché se si va a vedere, a mappare l'occupazione militare israeliana, così funziona. Negli anni 2000 la costruzione del muro mette un ulteriore carico da 90 su questa occupazione, perché la costruzione del muro, che secondo Israele segue la linea verde, ma non è vero perché penetra all'interno del territorio occupato anche per molti chilometri, non fa altro che abbracciare le colonie che sono state costruite, che sono illegali secondo il diritto internazionale. E questo è molto chiaro, noi lo ha raccontato Michel Barshansky, che è uno dei pochissimi israeliani di sinistra e attivisti rimasti che appartiene a una generazione ormai un po' attempata. Lui lo dice chiaramente: una delle strategie di Israele in tutti questi anni è stata l'indefinitezza, e quindi lo spingersi il più avanti possibile, nella consapevolezza che prima o poi sarebbe stato fermato, ma che cosa che fino ad oggi non è accaduta. Quello che sta accadendo oggi, per esempio, con la dichiarazione Trump, no? Con il deal of the century del presidente Trump, noi ci possiamo legittimamente aspettare che prima o poi arriverà la dichiarazione di sovranità di Israele sui territori palestinesi occupati. Ebbene, se questo dovesse avvenire, Israele avrà conquistato l'80% dei territori occupati. Quindi questo risponde esattamente alla logica che, lo ripeto, il movimento sionista ha avuto sin dalla sua fondazione. Questo è importantissimo ricordarlo, perché altrimenti possiamo immaginare che sia una tattica militare adottata soltanto in seguito. No, è scritto nelle carte dall'inizio. L'obiettivo era uno Stato etnicamente puro, quindi a maggioranza ebraica, con quanti meno abitanti palestinesi e arabi possibili al suo interno, il più esteso possibile. Questo è l'obiettivo dei leader militari sin dal primo giorno. Però possiamo dire che
Adesso detta proprio in maniera banale, se io chiamo milioni di ebrei a venire a occupare, perché se tu mandi via della gente, spiani e costruisci, poi però devi anche occupare, comunque puoi lasciarmi le case vuote solo per dire che erano lì dalla vita. Quindi tu continui a chiamare, cioè chiedi che gli ebrei vengano lì. Però gli ebrei non sono tutti uguali, cioè voglio dire, ci sono gli ebrei che vengono dalla Russia, dall'ex Unione Sovietica, insomma. Com'è possibile che un popolo che non esisteva, o comunque esisteva in un certo modo, si possa ricompattare senza conoscersi in villaggi costruiti ex novo, che non hanno storia né dal punto di vista territoriale, ma neanche dal punto di vista degli abitanti che arrivano, perché arrivano da tutti i posti del mondo. Quindi in questo caso Israele non ha un problema anche interno. E non solo arrivano da luoghi diversi dell'Europa, degli Stati Uniti, arrivano dal mondo arabo, tantissimi arrivano dal mondo arabo e vengono, lo dico male, ma è così, importati da Israele, tanti vengono addirittura dall'Africa, ci sono state proprio missioni organizzate da Israele per prelevare le comunità e portarle in Israele. C'è all'interno di Israele un problema grosso come una casa di razzismo interno, e di divisione classista poi, no? Tra quelli che sono gli Ashkenaziti, dunque gli ebrei che hanno una provenienza europea occidentale, i Sefarditi o Mizrahim, che sono quelli che invece vengono dal Levante, diciamo, dai paesi arabi, i Falascia, che sono quelli che vengono addirittura dall'Africa, che sono, ve li ho detti in chiave gerarchica, non a caso le posizioni più importanti a livello politico, nelle istituzioni, a livello burocratico sono sempre occupate da Ashkenaziti, che sono quindi ebrei bianchi, mentre gli altri sono senza ombra di dubbio cittadini di serie B, C e D. Questo è un problema che una volta me ne parlò la prima volta un ex agente del Mossad, pentito, che faceva parte di un'organizzazione pacifista. Io mi sono sempre fidata fino a un certo punto, però mi raccontò questo e mi disse questa cosa, mi disse: il giorno in cui noi porremo fine al conflitto con i palestinesi, lì inizieranno i veri problemi, perché lì dovremo gestire le grandissime differenze che ci sono tra di noi. Cioè Israele si è compattato come identità, ha dovuto operare dopo la sua fondazione, quindi è la fase, diciamo, che inizia con gli anni 50, una vastissima operazione che potremmo definire di state building, di costruzione dello Stato e di costruzione dei suoi cittadini, perché come Stato non esisteva, come comunità non esisteva. Su che cosa è riuscito ad agire? Ha usato fondamentalmente due leve: il nemico comune, che come sappiamo benissimo noi anche su questo territorio credo funziona da Dio, perché tu definisci la tua identità in base all'alterità, cioè lui è il nero cattivo, in quel caso è l'arabo cattivo, il palestinese non si può dire perché non esiste, come dice Golda Meir, quindi è l'arabo cattivo e noi siamo le vittime, il Davide contro Golia, no? Accerchiato dagli eserciti arabi, quindi è stato anche strategico nel corso dei secoli, degli anni, definire i palestinesi arabi, perché tu così stai dando un messaggio chiaro, stai dicendo: primo, i palestinesi non esistono, secondo, è pieno di paesi arabi dove possono andare serenamente, terzo, sono uguali ai giordani, ai siriani, agli egiziani, agli iraniani e ai sauditi che ci odiano. Quindi la narrazione di Israele come nemico, come piccolo paese circondato da nemici, cosa che vedremo verrà ribaltata soltanto con la prima intifada, in cui l'immagine del bambino con la pietra in mano contro il carro armato ribalterà questa immagine e dirà al mondo: signori, questo è il secondo esercito più potente del mondo, noi abbiamo solo le pietre. Quindi questa sarà una linea, il nemico comune. L'altra sarà l'olocausto, purtroppo. Infatti volevo arrivare lì, cioè, perché questa cosa, cioè una delle tragedie più terribili della terra, Israele la utilizza in questo caso. Purtroppo sì, accade in un momento particolare, c'è un libro illuminante che tratta proprio della questione dei Mizrahim in Israele, che ne parla in modo molto ampio, lo cito in bibliografia, un libro di Claudio De Martino, che identifica proprio una data precisa, che è il 1953, ed è l'anno in cui si stabilisce a livello internazionale che la Germania debba risarcire il popolo, la popolazione ebraica, gli ebrei, per l'abominio della Shoah. Chi avoca a sé il diritto di prendere, incassare queste
questi risarcimenti monetari Israele. Questo che cosa significa a livello proprio di messaggio politico che tu stai mandando? Che io, Israele, sono l'unico legittimo rappresentante di tutto il popolo, di tutti gli ebrei del mondo. Questo avviene attraverso una serie di dispositivi, tra cui non a caso la costruzione dello Yad Vashem, il memoriale della Shoah, in cui non a caso non trovano spazio le famose comunità Mizrahim di cui parlavamo, che non hanno mai subito a livello storico persecuzioni nei paesi arabi. Gli ebrei arabi erano comunità discretamente integrate in Marocco, che utilizzavano spesso in Marocco, in Iraq, in Yemen, in tanti paesi del mondo arabo, che spesso utilizzavano l'arabo come lingua corrente, che avevano sicuramente usi e costumi che erano molto più simili a quelli delle popolazioni medio orientali che non a quelli appunto delle popolazioni di derivazione europea, che a loro volta avevano un problema perché utilizzavano l'Yiddish, per esempio, non l'ebraico, che è una lingua che viene imposta in qualche modo, che avevano altri usi e altri costumi. E quindi moltissimo dell'operazione di state building verrà giocata da Israele intorno al discorso della Shoah come evento traumatico collettivo fondativo della nostra identità. È uno dei tanti dispositivi che vengono usati. Un altro è Masada, che è un luogo che se vi capiterà di andare in Israele e Palestina avrete modo di visitare. Alcuni dicono che gli israeliani soffrano della sindrome di Masada. Masada è una fortezza in mezzo al deserto dove Israele ha costruito una narrazione che pare non abbia alcuna attinenza reale con fatti storici, in cui si racconta di questo epico sacrificio degli ebrei assediati dai cristiani che si sarebbero appunto suicidati in massa pur di non essere convertiti. Ecco, intorno a quel luogo ancora oggi vengono organizzati pellegrinaggi, viaggi appunto organizzati per i giovani ebrei che vengono da tutto il mondo, lì prestano giuramento i soldati. Cioè Israele intorno alla simbologia di tragedie vissute nel corso della storia ha costruito moltissimo della propria identità. Perché? Perché un'identità collettiva di fatto non esisteva a livello proprio di israelianità. A livello di ebraicità sicuramente sì, perché esistono delle pratiche religiose, esistono delle tradizioni condivise innegabili, ma a livello proprio di israelianità tutto questo negli anni 50, quindi immediatamente dopo la fondazione dello Stato, era tutto da costruire. Voi capite che quando i giornalisti vanno a toccare argomenti come quello della Shoah, comunque vanno in un territorio quasi sacro, per cui capite che sono argomenti che posti sul piano strettamente storico è facile poi che in interviste come quelle della RAI arrivi di tutto, perché se vai in RAI a parlare della Shoah utilizzata per, cioè, uno ti no, direbbe, non si può fare. Esatto, vai a cercarti, insomma, no? Ok. Però torniamo un attimo alla storia, perché nel 59 entra sulla scena un personaggio che poi rimarrà anche lì, con tutte le sfumature del caso, poi fare qualcosa vedremo, che è Yasser Arafat, che è, diciamo, per la mia generazione quello che comincia a conoscere la Palestina così, perché vedi le immagini, perché anche lì comincia una narrazione, no? Allora, diamo una dimensione alla storia di Arafat, almeno la parte iniziale, cioè chi è Yasser Arafat? È un personaggio epico che, nonostante tutte le criticità che poi nel corso della storia ha attirato, rimane un personaggio epico, rimane il padre della patria, rimane amatissimo dal popolo palestinese. Yasser Arafat è un figlio della diaspora, quindi è un figlio di appunto quella ondata di espulsi della Nakba, perché appunto eravamo rimasti alla Nakba, 700.000 palestinesi espulsi dalle proprie terre trovano rifugio prevalentemente nei paesi limitrofi dove ancora oggi vivono, oggi sono diventati però 7 milioni, nei campi profughi e nei paesi limitrofi. Arafat in particolare si forma e cresce in Egitto.
è un intellettuale, è un intellettuale, un giovane idealista, un giovane sognatore che dà vita a quello che sarà il movimento politico e partitico poi più importante della storia palestinese, che è Al-Fatah, e da, diciamo, il suo circolo di giovani intellettuali riuniti appunto intorno alla negazione di una patria, di un luogo in cui vivere, creerà, getterà le basi per la creazione di quella che sarà la più grande organizzazione politica palestinese che accompagnerà tutta la storia della Palestina sino ai giorni nostri, che è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nasce come gruppo militante che inizierà, avrà il suo battesimo del fuoco con una serie di azioni militari che potremmo definire terroristiche, ma sono di fatto azioni di guerriglia contro il territorio israeliano. Si consacreranno con un'importantissima battaglia in Giordania, che è la battaglia di Al-Karam, che oltretutto è anche in arabo significa dignità, quindi si costruirà, diciamo, un'epica intorno al suo gruppo combattente, che sono i Fedain, che sono i combattenti partigiani delle montagne. A questo gruppo ce ne erano tantissime donne, quindi questo è, insomma, sempre molto, molto importante ricordarlo, e diciamo che da lì nascerà la prima forma di resistenza organizzata che poi si farà nel corso degli anni organizzazione politica, che riuscirà come movimento di liberazione nazionale addirittura ad essere ricevuta per la prima volta nella storia, accadrà con Arafat alle Nazioni Unite. È una storia fondamentale, è una storia che avrà degli alti e dei bassi, perché naturalmente tutto questo grande movimento di resistenza e di liberazione si sviluppa in anni molto particolari, sono gli anni tra gli anni 60 e 70, sono gli anni in cui i popoli iniziano a sollevare la testa contro le grandi potenze coloniali imperialiste, quindi diciamo che uno dei grandi pregi di Arafat sarà intanto quello di riuscire a compattare un popolo disperso intorno a una causa e un'identità comune, e poi riuscire a inserire il suo movimento di liberazione nazionale all'interno di un discorso molto più ampio, che è quello appunto del diritto dei popoli alla libertà e all'autodeterminazione nell'ambito della lotta anticoloniale. Se noi leggiamo le riviste italiane di quegli anni, ci sono delle riviste politiche straordinarie che non so neanche come ho fatto a trovare, ma che raccontano appunto dell'internazionalismo, della solidarietà, l'OLP viene raccontata e descritta come l'avanguardia di un movimento mondiale di liberazione, quindi Arafat riesce a inserire la lotta palestinese all'interno di un quadro molto più vasto e allo stesso modo a rivolgersi a un popolo che ha perduto tutto, perché è il popolo che viene chiamato ormai il popolo delle tende, cioè le persone che sono fuori dalla propria patria, che non hanno più struttura, che non hanno più organizzazione. Arafat questa organizzazione gliela dà, gli restituirà la dignità. Porterà avanti un'importantissima pagina di resistenza e di lotta che verrà sballottata tra la Giordania, il Libano, la Tunisia, perché in realtà nel corso degli anni l'OLP si configurerà all'interno dei paesi che la ospitano, appunto prima la Giordania, poi il Libano e poi la Tunisia, come uno Stato nello Stato. Intanto perché i palestinesi profughi sono un numero altissimo, elevatissimo, in Giordania rappresentano quasi il 50% della popolazione, e poi perché porteranno avanti azioni di resistenza e di guerriglia che sicuramente comporteranno anche delle conseguenze, cioè Israele, come nel caso del periodo libanese, interverrà direttamente in Libano per colpire l'OLP, con conseguenze anche sulla popolazione locale. Quindi diciamo che i leader politici di questi paesi non hanno mai visto di buon grado la presenza di un'organizzazione così importante, diciamo parastatale, nei propri territori. Però ecco, saranno pagine importantissime che condurranno poi a quella che sarà lo scoppio della prima grandissima mobilitazione popolare di massa della prima intifada, che però esplode in Palestina e quindi nei territori in cui i palestinesi sono riusciti a rimanere, e io infatti nel libro non a caso la definisco il momento in cui la storia palestinese torna in Palestina, perché fino a quel momento, dal 48 allo scoppio della prima intifada, che si colloca nel 1987, tutta l'organizzazione della resistenza era avvenuta fuori dai confini della Palestina. Ecco, nella sua storia altalenante, come dicevi tu, che arriva fino al 2004, nel 2004 avvengono un sacco di cose, c'è la prima intifada, la seconda intifada,
C'è però un momento in cui tu dici che c'è una sorta di rinascita islamica all'interno, diciamo, del territorio, che poi tu dici questa cosa, poi giustamente la riprendi più avanti per tracciare appunto la via che poi prende dopo la morte di Arafat la storia della Palestina. Partiamo da questo, come dici tu, appunto, rinascita islamica del territorio, cioè cosa intendi dire per questa cosa? Cioè, nel senso, a un certo punto muore Arafat, c'è il 2007, c'è quello che viene chiamato il colpo di Stato di Hamas. Sì, abbiamo fatto il salto. Perché di mezzo c'è però quello che tutti abbiamo vissuto, cioè l'11 settembre del 2001, che cambia comunque le sorti anche della Palestina. Anche quello, secondo me, se ne parte poco di questa cosa. Sempre una cosa succederà, ok, ma cambia tantissimo lì. Ecco, cosa cambia lì con un evento di questo? Allora, sì, no, il salto storico è grosso, cambia tutto perché il 2000, i primi anni 2000 sono gli anni della guerra al terrore, no? L'11 settembre del 2001 Al-Qaeda colpisce le Torri Gemelle a New York, finisce il mondo e ne inizia, il mondo che conosciamo finisce e inizia un mondo nuovo. Sono gli anni della grande guerra al terrore, gli anni in cui viene diviso il mondo in buoni e cattivi sostanzialmente, no? Lo ricorderete sicuramente tutti molto bene, l'asse dei volenterosi contro l'asse del male. Ora, in questo asse del male finiscono, in questo grande calderone di cattivi arabi islamici, finiscono tutte le formazioni politico-partitiche che in qualche modo si richiamano all'Islam politico, che nulla ha a che vedere con Al-Qaeda, che è un'organizzazione terroristica che ha come obiettivo colpire l'Occidente. Perché come questo entra in Palestina? C'entra perché tra nel calderone delle organizzazioni terroristiche considerate tali da quel momento in avanti ci finisce anche Hamas. Hamas che altro non è se non il braccio locale dei fratelli musulmani. La fratellanza musulmana è un'organizzazione che si rifà ai principi dell'Islam politico, quindi per quanto io detesti questo tipo di categorie, possiamo definirlo per capirci un Islam assolutamente moderato, qualcosa di molto simile alla nostra democrazia cristiana, quindi semplicemente un Islam improntato alla realpolitik, che vuole entrare nell'agone democratico, che vuole far parte del gioco democratico, vuole farlo naturalmente costruendo società che poi hanno un'attinenza a quelli che sono i principi religiosi dell'Islam, ma certo non organizzazioni terroristiche. In Palestina succede una cosa molto particolare, che uno degli attori politici principali della storia di quegli anni, che ci accompagnerà fino alla sua morte, avvenuta di recente, che è Ariel Sharon, riesce in quella fase politica a cavalcare quel momento e giocarlo assolutamente a suo favore. Come lo fa? Lo fa dipingendo i cittadini israeliani come la vittima locale del terrorismo islamico globale. Quindi se noi come Occidente siamo posti sotto attacco perché ci sono le forze dell'Islam cattive, qui in Israele lo viviamo ogni giorno perché queste forze dell'Islam cattive sono i palestinesi. È una distorsione della realtà naturalmente, perché intanto Hamas non ha niente a che vedere con Al-Qaeda, perché Hamas non ha mai inteso colpire l'Occidente, né l'ha mai fatto né mai lo farà, perché nella sua carta dei principi dichiara chiaramente di avere come obiettivo unico la liberazione della Palestina e la creazione di una società improntata ai principi dell'Islam in Palestina. Quindi Hamas non è altro che il contraltare politico di quello di cui parlavamo prima, il grande movimento di resistenza laica e secolarizzata che ha messo in piedi Arafat, che già però nella prima intifada aveva fatto la sua comparsa. Hamas compare negli anni 80 durante la prima intifada, già allora lancia una sfida alla leadership di Arafat, lo fa anche utilizzando le donne, lanciando una prima campagna di imposizione forzata del velo, facendo tutta una serie di cose che hanno molto poco a che fare con la religione, molto invece con il controllo pratico, cioè chi la sta guidando questa grande intifada, chi la sta guidando la rivolta, noi o voi,
È un attore che quindi a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri accompagnerà sempre la storia della Palestina e si configureranno questi due poli, Fatah e Hamas, che saranno fratelli che si amano e si odiano e che si fanno la guerra ogni tanto. È chiaro che gli anni 2000 cambiano drasticamente le cose, lo cambierà anche la seconda intifada, che rispetto alla prima è completamente diversa, perché quella sì sarà l'intifada che viene dopo il fallimento degli accordi di pace di Oslo, dopo tutta una serie di cose abbastanza gravi che succedono, che accadono in Palestina. Sarà l'intifada che viene presa in mano da Hamas e che quindi segnerà anche la comparsa per la prima volta di gravi attentati terroristici commessi contro anche obiettivi civili israeliani. Sarà una pagina molto, molto sanguinosa, che cambierà completamente però il modo in cui anche la comunità internazionale guarda i palestinesi. Cioè, da quel momento in avanti, dagli anni 2000 in poi, se diciamo che anche negli anni 70, con la pagina di Settembre Nero e di tutto quello che era accaduto, comunque i palestinesi avevano sempre oscillato, no? Tra l'immagine dei resistenti per la libertà e i terroristi, però c'era sicuramente una tensione della comunità internazionale, una forte solidarietà nei loro confronti. Tutto questo negli anni 2000 viene definitivamente diciamo distrutto da queste cose. Ti fermo un attimo perché appunto lei ha fatto un saltone, ma adesso torno un attimo indietro perché l'ho voluto fare adesso, perché tu hai già citato la prima e la seconda intifada. E come dicevamo prima all'inizio, l'ho detto che abbiamo interrotto il nostro ciclo di incontri sul naturalismo, in verità appunto torno adesso indietro perché mi interessava appunto davvero far emergere le differenze tra la prima e la seconda intifada. Ritorniamo indietro perché la prima intifada appunto si rifà davvero a questi concetti di disobbedienza civile e di mutualismo, no? E volevo chiederti appunto, perché noi questi due argomenti per noi qui sono centrali, come viene coniugata, come vengono coniugate queste due parole, cioè mutualismo e, o comunque concetti, mutualismo e disobbedienza civile, che però, se sbaglio, vediamo molto di meno sulla seconda intifada. Ecco, allora, perché questa differenza? Tutto per quello che ci hai raccontato adesso, cioè di cambiamento, o c'è qualcosa da... Allora, intanto una precisazione. L'etichetta, diciamo, il concetto di mutualismo conflittuale applicato alla prima intifada è una mia idea, quindi potrebbe essere completamente sbagliata, però è una lettura che io ho creduto di individuare. Quindi diciamo che la prima intifada non si autodefinisce attraverso pratiche di mutualismo conflittuale. Io ce l'ho vista perché la prima intifada, oltre appunto all'immagine iconografica che tutti quanti abbiamo in mente, no? È anche epica, del bambino che lancia le pietre contro i soldati, è in realtà, oltre che una pagina di resistenza, potremmo dire militare, nel senso che comunque esiste una contrapposizione fisica tra quelli che si chiamano gli Shabab, no? I ragazzini che tenevano le prime linee delle manifestazioni, le donne, i giovani militanti e l'esercito, ma è una grande pagina anche di disobbedienza civile. Perché? Perché vengono praticate tutta una serie di misure straordinarie che vengono raccontate molto bene in un film che è stato troppo poco valorizzato, secondo me, che vi consiglio di vedere se non l'avete fatto, che si chiama The Wanted 18, che è stato realizzato dal regista Amer Shomali. È un film delizioso che trovate online, che racconta in modo molto efficace la storia in particolare di un villaggio, ma è quella di tantissimi altri villaggi della prima intifada. Il villaggio in cui è ambientato il film è Beit Zakur, che è molto vicino a Betlemme, in cui sostanzialmente la popolazione scelse a un certo punto di lanciare un boicottaggio di tutto ciò che era israeliano. Questo è avvenuto a Beit Zakur, ma è avvenuto a livello popolare trasversale, cioè quello che non viene quasi mai raccontato della prima intifada e che invece per me è stato affascinantissimo studiare, è proprio come la popolazione si auto-organizza, non soltanto in comitati popolari dal basso, che quindi bypassano in qualche modo anche le strutture politiche esistenti,
e si distribuiscono, no, il lavoro da fare. Ma l'idea alla base della prima intifada è il boicottaggio del sistema di oppressione. Tu mi occupi, io taglio tutti i ponti con te. Quindi assistiamo a pagine che vedono, non so, il ritiro di tutti i conti, la chiusura di tutti i conti correnti dalle banche israeliane, il rifiuto di acquistare qualunque prodotto israeliano. La storia del villaggio di Bezzapur si svolge, ed è una storia vera, proprio intorno al fatto che, per esempio, l'unico modo che aveva la popolazione palestinese per accedere al latte era acquistare quello israeliano, perché banalmente la popolazione palestinese non è abituata a allevare mucche. E quindi questo villaggio acquista da un contadino ebreo solidale 18 mucche con le quali autoproduce il latte. Queste mucche verranno dichiarate da Israele, non è uno scherzo, un pericolo per la sicurezza nazionale, quindi verranno considerate delle ricercate. E si aprirà una pagina divertentissima, loro la raccontano a metale, ma in realtà potrebbe da ridere, ma c'è da piangere, in cui l'esercito israeliano va casa per arrestare queste mucche. Ora, è un episodio, ma ce ne sono centinaia di altri. Il leitmotiv di tutti questi episodi è: io mi organizzo e faccio in modo di non dipendere più da te. Quindi nei villaggi della Palestina occupata in quel momento si sviluppano comitati popolari, comitati di quartiere, in cui si fa in modo di rendersi completamente autonomi attraverso la home economy, l'agricoltura. Considerate che la repressione della prima intifada da parte di Israele prevede la chiusura degli ospedali, la chiusura delle scuole, il divieto per gli insegnanti di insegnare, quindi è un intero sistema che viene paralizzato. Di fronte a questa paralisi, i palestinesi dicono: perfetto, ci pensiamo noi, organizziamo le scuole clandestine per i bambini, continuiamo a fare gli esami universitari nei salotti dei professori, i giardini delle case diventano scuole organizzate dal basso in cui le insegnanti continuano a insegnare, gli orti diventano orti comuni in cui i contadini mettono a disposizione i propri beni e vengono ridistribuiti in modo egualitario alla popolazione dei villaggi. Si organizzano gruppi paramedici per fronteggiare la chiusura degli ospedali. Insomma, è una storia straordinaria di auto-organizzazione dal basso, che mostra come una popolazione apparentemente ridotta in stato di impotenza e di schiavitù e di oppressione riesca in realtà a organizzarsi in modo autonomo e dal basso per portare avanti la propria resistenza. Quello che i palestinesi che quella pagina hanno vissuto ti dicono intanto è il fortissimo senso di comunità che si era sviluppato e di solidarietà sociale, per cui tutti ci si aiutava con tutti. Considerate che una delle forme di repressione di questa grande resistenza popolare sarà l'assedio dei villaggi, quindi popolazione costretta magari a rimanere nello stesso villaggio, grande la metà di questo, per mesi senza poter uscire, no? E questo film The Wanted Eighteen racconta poi la grandissima capacità autoironica che i palestinesi hanno saputo mettere in campo sfottendo proprio i soldati israeliani, facendo cose divertentissime. Ma insomma, il grande senso di comunità, un mutualismo che io identifico come conflittuale, perché più che mutualismo sociale è l'idea di riappropriarsi delle risorse in senso conflittuale, cioè io sto lanciando una sfida al sistema che mi opprime, e ti raccontano appunto di un'epoca d'oro in cui loro avevano la sensazione, chi l'ha vissuta te lo racconta, che fossero un passo da una vittoria importante. Cioè, noi eravamo riusciti a mettere sotto scacco da soli, con la forza del popolo che si univa, un sistema di oppressione così violento, così tanto tecnologico, anche se vuoi. Era il popolo contro le armi, era il popolo contro un sistema di oppressione estremamente sofisticato. Dice: come finisce tutto questo? Con Oslo. Cioè, che succede? Che questa grande pagina di rivolta popolare, che prende piede in modo autonomo in Palestina, i comitati popolari a un certo punto si uniscono in un grande comando unitario che deve dettare la linea, e per dirvi, la linea viene dettata attraverso i famosissimi comunicati dell'intifada. I comunicati dell'intifada, intorno ai quali c'è tutta una leggenda epica bellissima, sono diventata matta per risalire ai numeri, ai testi veri, il numero 1 e il numero 2, perché tutti si attribuiscono il primo comunicato dell'intifada, venivano
distribuiti per esempio nei sacchetti del pane. Quindi c'erano le donne che andavano a distribuire il pane e il latte, e nascosto nel pane e nel latte c'era il comunicato che ti diceva: allora domani l'azione di disobbedienza che facciamo tutti è questa, domani la manifestazione è a quest'ora, si fa questo, oppure affissi alle pareti. Quindi tutta questa grande organizzazione, il Comitato Unitario, a un certo punto lancia un messaggio all'OLP, che nel frattempo è fuori, è sempre in diaspora, si organizza, fa i congressi, fa le cose, dice: noi vi riconosciamo come legittimo rappresentante, non è che vi stiamo scalzando la sedia da sotto, però intanto noi, mentre voi siete lì che discutete, noi intanto portiamo avanti la resistenza. Qui è chiaro che questo rappresenta anche per la leadership palestinese di Arafat e dell'OLP un rischio, perché a un certo punto si vedono un po', no, soppiantare. La verità qual è? Che gli accordi di Oslo, che chiudono la grande pagina dell'intifada e purtroppo segnano una nuova catastrofe per il popolo palestinese, sono il prezzo che il popolo ha dovuto pagare, io lo chiamo così, il biglietto di ritorno che il popolo ha pagato per la leadership che era fuori. Perché gli accordi di Oslo che cosa fanno? E scusate se sto parlando a tre quarti d'ora. Gli accordi di Oslo sostanzialmente fanno una cosa e dicono: bene, facciamo che lo Stato palestinese nasce, facciamo che intanto voi create l'autorità nazionale palestinese, che altro non è se non l'issue ebraico, quindi la struttura parastatale, i ministeri, no, tutta la struttura dello Stato, senza che ancora ci sia questo Stato, il controllo su questo Stato. Chi assume le posizioni di potere all'interno di questa autorità? I leader dell'OLP che hanno gestito la resistenza politica da fuori, che noi facciamo tornare. In Palestina si chiamano i returnees, cioè quelli che, i rientrati, che non hanno partecipato alla prima intifada, ma che tornano grazie alla prima intifada, che assumeranno le posizioni di potere e che, mi dispiace dirlo, venderanno la causa del proprio popolo all'oppressore, perché gli accordi di Oslo purtroppo saranno, infatti tu parli addirittura di Oslo, gli accordi di Oslo istituiscono il linguaggio della pace, dici, no? E soprattutto arrivano, e faccio il passo indietro, sul patto terra in cambio di pace, sì. Cioè entra in questo sistema per il quale, se tu vuoi vivere un po' meglio, devi fare diventare legittimo il fatto che Israele ti porti via il territorio. Tu vivrai un po' meglio, ma intanto tu mi vendi, tra virgolette, comunque ti porto via il territorio. E quindi tu questo lo ritieni una grandissima sconfitta. All'interno di questo tu hai curato anche un numero per una rivista sul femminismo e la resistenza, che in questo caso avete davvero protagoniste di donne, per quello che ci hai raccontato tu prima, cioè per il fatto che si organizzavano queste cose, ma che poi tutto appunto finisce con Oslo. Ma Oslo sì, è l'inizio della fine, tu a un certo punto dici, perché accadono anche delle cose come l'accordo di Parigi, l'accordo di Camp David, e siamo già nel 2000, poi la seconda intifada. Ecco, la domanda di prima diceva: raccontiamo la prima intifada per quello che è, raccontiamo però la seconda intifada, perché nella seconda intifada le cose cambiano, perché questa possibilità, non so se una mancata possibilità o una mancata voglia di ritornare con la consuetudine alle cose che si facevano la prima intifada, è questa domanda che ho fatto, cioè la vera differenza con la seconda intifada dov'è che arriva dopo Oslo? Che la seconda intifada è l'intifada dei partiti, non è l'intifada del popolo, è l'intifada di un partito, che è Hamas, e che viene, che è il frutto della grande delusione di Oslo. Oslo diceva una cosa, diceva pace, diceva: da domani voi avrete il vostro Stato, Israele si ritirerà dai territori palestinesi, riconosciamo il diritto alla creazione di queste due entità. Questo è quello che ci hanno raccontato. In realtà Oslo non dice niente di tutto questo, nel senso che quando si vanno a leggere le carte di Oslo, la prima domanda che viene in mente è: come vi sia venuto in mente di firmarlo? Io davvero ancora oggi a questa domanda non so rispondere. Immagino che fosse la mossa considerata
più intelligente in quel momento, appunto, per una leadership che era stata costretta all'esilio sin dalla sua nascita e che aveva un grande desiderio di tornare in patria e di poter iniziare ad essere effettiva, a fare delle cose. Ma Oslo è un accordo che fa acqua da tutte le parti, anche perché non è un accordo, è un memorandum d'intesa, è uno scambio di buoni intenti, che non ha nessun meccanismo di implementazione, che non ha nessuna definizione certa dei tempi, che non prevede delle grandi dichiarazioni di intenti, ma si rivelerà fallimentare già dai primi mesi, perché appunto Israele si ritirerà solo parzialmente da alcuni territori occupati per riprendere immediatamente il controllo subito dopo. Quindi la seconda intifada nasce dalla profondissima frustrazione di una popolazione che aveva alzato le mani e rinunciato in qualche modo alla sua lotta, convinta che andare al tavolo negoziale fosse vincente. Le donne sono le grandi sconfitte di questa pagina, perché le donne arrivano ai precedenti di Oslo, che sono gli accordi di Madrid, ci arrivano con una delegazione guidata dalle donne, di cui vanno fierissime, perché nel mondo arabo comunque era una grande novità che ci fossero delle delegate, delle negoziatrici all'interno del team. A Oslo tutto questo scompare, ci arriveranno in mente, che sarà uno dei grandi passi indietro che i nazionalisti palestinesi chiederanno nel corso della storia sempre alle loro compagne di lotta: prima la liberazione, poi pensiamo ai fatti vostri. Questa è una storia molto triste che accompagna tutto il movimento femminista palestinese. La seconda intifada, dicevo, è frutto di questa grande illusione, è frutto per esempio della presa di coscienza che come è possibile costruire uno Stato se permane il sistema di occupazione, ma soprattutto se permane il sistema di controllo, perché lo ricordavi prima, uno delle cose, dei punti meno indagati degli accordi di Oslo sono i protocolli di Parigi. I protocolli di Parigi sono quelli, sono gli allegati agli accordi di Oslo, che dicono che l'economia palestinese resta in mano israeliana, per esempio. E come si può mai costruire uno Stato indipendente senza alcuna gestione indipendente della propria economia, quando è Israele che ti ritira le tasse e te le riversa, e se decide di non riversartele ti ha paralizzato completamente lo Stato, cosa che accade ogni 2 per 3. Tre giorni fa sul Manifesto c'era questo articolo che diceva che Israele era preoccupatissima dal fatto che non venivano più trasferiti i fondi che avrebbero dovuto per diritto andare in Palestina, perché appunto non facendo più arrivare i fondi in Palestina, lo Stato si paralizza. Però chi è che si preoccupava di questa cosa? Israele. Questo proprio davvero ti fa capire, cioè, la diretta dipendenza in toto di qualsiasi gestione, di qualsiasi argomento. Sì, diciamo che la verità è che su quel tavolo negoziale, come su tutti quelli che poi sono seguiti, in realtà non c'era proprio niente. C'erano delle grandi illusioni, c'erano delle grandi promesse, ma non c'era davvero la possibilità per l'autorità palestinese di autogestire il proprio Stato, avere la propria sovranità territoriale, avere i propri confini stabiliti. È appunto, si passa dal linguaggio della resistenza al linguaggio della pace, al linguaggio del negoziato. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in qualche modo viene soppiantata dall'Autorità Nazionale Palestinese, che diventerà un enorme baraccone parastatale che consentirà peraltro la distribuzione di poltrone, di soldi. Jamili Lalla, che è uno dei grandi sociologi palestinesi, ne parlammo anche l'altra volta, me lo riassunse molto bene una volta in un'intervista intorno a questa faccenda di Oslo. Lui disse: abbiamo smesso di chiamarci compagni, abbiamo iniziato a chiamarci ministri. Quindi è proprio ministri. Quindi si passa proprio da una situazione di lotta, di resistenza, di autodeterminazione, che è quella che vi descrivevo prima, a un processo di state building, quando poi però tu il controllo di quello Stato non ce l'hai. La seconda intifada è frutto di tutto questo, è frutto di una grandissima disillusione popolare, è frutto anche di quella disillusione che il popolo inizia a nutrire proprio per lo storico partito che aveva guidato la resistenza, al Fatah e di conseguenza all'autorità nazionale palestinese, che inizia ad essere profondamente corrotta, a spartirsi posizioni di potere. Inizia con Oslo il grande scollamento tra la leadership e il popolo, e di conseguenza non stupisce che acquisti consensi Hamas, che invece
offre una narrazione completamente diversa. La massa è quella che viene considerata meno collusa con queste dinamiche di potere, che dentro gli accordi non c'è voluta stare, che è stata, ha rappresentato il grande fronte del rifiuto, sono considerati più duri e puri da un certo punto di vista. E la massa in realtà poi, appunto, di religioso, di islamico, veramente molto poco, ha un agire che è tipico delle organizzazioni caritatevoli di stampo islamista, e quindi la creazione, per esempio, di reti di welfare sociale importantissime che in luoghi come Gaza hanno consentito e ancora consentono la sopravvivenza della popolazione, perché laddove lo Stato non c'è e non ti fornisce una serie di servizi, te le fornisce l'organizzazione islamica e quindi tu poi la voti, non è difficile comprenderlo. E da qui arriviamo alle ultime elezioni a cui il popolo palestinese ha potuto prendere parte, che sono quelle del 2006, in cui non a caso Hamas vince. Elezioni che vengono guardate dalla comunità internazionale con sdegno, no? Ma come i palestinesi, storicamente laici, sono diventati tutti all'improvviso dei fondamentalisti islamici? No, hanno espresso un voto di protesta. Non è molto diverso da quando noi abbiamo votato in massa i 5 Stelle perché credevamo nel cambiamento. Ecco, è un po' la perdita di fiducia nelle formazioni partitiche tradizionali, l'idea che Hamas sia più pulita, sia un po' più fuori da queste dinamiche di potere, voto che appunto non viene riconosciuto per il 2000 di qui sopra, cioè dato che Hamas è finita nel calderone delle organizzazioni terroristiche internazionali, la comunità europea la prima cosa che fa è tagliare i fondi, Fatah non riconosce quel voto, Israele non riconosce quel voto, si arriva alla guerra fratricida Hamas-Fatah tra il 2006 e il 2007 che porta alla situazione odierna, quindi Hamas di fatto controlla la striscia di Gaza, la Fatah attraverso la NP che controlla i territori della Cisgiordania occupata, una divisione terribile, veramente fratricida tra le due fazioni, che ha indebolito drammaticamente la resistenza e che ha scritto anche delle pagine molto brutte, perché onestamente si sono sparati tra di loro, si sono arrestati i leader a vicenda, continuano a farla ancora oggi, è veramente una situazione piuttosto desolante. Ultimo passo in punto, cioè il 2011 e il primo uomo. Qui l'abbiamo vissuto e poi l'abbiamo parlato un po' di qualche anno fa di questa cosa. Ecco, le primavere arabe, durante le primavere arabe nasce il movimento 15 marzo. Cioè, cosa hanno rappresentato le primavere arabe in Palestina? Un momento di enorme speranza. Io non mi potrò mai dimenticare le immagini delle manifestazioni di Piazza Tahrir al Cairo proiettate sul muro di apartheid israeliano, con la popolazione che da Ramallah, da Betlem scendeva in strada, esultava perché diceva è tornato il panarabismo. Cioè era l'idea che non si era più soli, che c'erano altri popoli nel mondo arabo che si stavano ribellando all'oppressione, che in quel caso non era di uno stato come Israele, ma era dei propri regimi dittatoriali, e la grande speranza che questo producesse un effetto domino anche in Palestina. In realtà non è stato così, perché i media internazionali hanno definitivamente girato le telecamere da un'altra parte, quindi hanno iniziato a seguire il Cairo, hanno iniziato a seguire la Tunisia, la Palestina è, se possibile, scivolata ancora più in fondo nelle agende mediatiche. In realtà è esistita una primavera araba, se la vogliamo chiamare così, anche in Palestina, mentre nelle altre piazze si faceva appello alle giornate della rabbia, in Palestina si faceva appello alle giornate della riconciliazione. Quindi il movimento 15 marzo nei territori della Cisgiordania e il movimento Gaza Youth Breaks Out a Gaza si univano nella comune richiesta ad Hamas e a Fatah: ponete fine alle divisioni, riconciliazione nazionale, divisi non andremo da nessuna parte. Sono dei movimenti giovanili interessantissimi, di cui non ricordo in questo territorio l'unico che ci ha raccontato di questi movimenti in Italia è stato Vittorio Arrigoni attraverso le pagine del suo blog, e probabilmente il fatto di averle raccontate gli ha costato la vita. Io di questo sono abbastanza convinta, perché quei ragazzi sono stati malinterpretati anche da noi in Occidente, sono stati considerati dei collaborazionisti di Israele che invece che contestare l'occupazione italiana contestavano la loro leadership.
anche lì andiamo a rileggere i manifesti che producevano in quegli anni, lo dicevano a chiare lettere, l'occupazione militare israeliana, il sistema di dominio è il nostro nemico numero uno, però se voi non fate pace non ce la faremo mai a combatterlo. Chiedevano una cosa alla fine abbastanza semplice. Le fazioni palestinesi in guerra tra loro hanno trovato una perfetta ricomposizione nella repressione di questi ragazzi. Quindi sia a Gaza che in Cisgiordania sono stati arrestati, malmenati, costretti comunque a porre fine a queste rivendicazioni e richieste. Loro hanno comunque continuato a muoversi, a organizzare proteste, ad opporsi allo status quo. Ti parli di resistenza culturale? Sì, io parlo del fatto che prima in realtà si passa dall'intifada dei coltelli, perché sì. Poi io sono profondamente convinta che quella brutta pagina del 2015 in cui a un certo punto i nostri media iniziano a raccontare di palestinesi impazziti che all'arma bianca attaccano i soldati israeliani chiamandola l'intifada dei coltelli, in realtà sia figlia di quella repressione, cioè non aver ascoltato quel movimento giovanile che nel 2011 aveva delle proposte politiche molto precise e anche molto chiare e molto avanguardiste, ha portato poi a uno stato di disperazione di giovanissimi che non a caso si chiamano la generazione Oslo, perché sono nati dopo gli accordi di Oslo, che a un certo punto hanno pensato che l'unica possibilità fosse immolarsi in una sorta di sacrificio e di martirio, che era l'unica strada possibile, no? E quindi tanti ragazzi sono caduti così, sono caduti perché magari cacciavano un cacciavite, avevano in mano un cacciavite e sono stati tirati di colpi ai cerchi. Però sì, diciamo che quella generazione lì è rimasta inascoltata, che tanti di quei giovani che hanno guidato le proteste a Gaza sono stati costretti a fuggire, oggi vivono in esilio, vivono rifugiati in Europa. Però, nonostante questo, io trovo che questa nuova generazione abbia animato delle pagine importantissime di quella che a me piace chiamare una forma di resistenza culturale, cioè che laddove gli spazi di agibilità politica si restringono, tu alla fine trovi altri mezzi, no? Che possono essere la musica, le arti visuali, il cinema, la poesia. Io trovo che da questo punto di vista, ecco, una Palestina che non viene mai raccontata è quella della vitalità giovanile, dei giovani uomini e delle giovani donne che veramente si stanno rendendo protagonisti di pagine bellissime di vitalità culturale, nonostante poi all'interno della Palestina continui a permanere una necessaria resistenza fisica all'occupazione, e ce lo sta dimostrando la grande marcia per il ritorno che da un anno interessa la striscia di Gaza, che non a caso è il punto di chiusura di questa lunga storia che provo a raccontare. Infatti c'è, e lì volevo arrivare per chiudere, c'è la marcia del ritorno, ma legata al fatto che lì si guarda un po' più al futuro. Quello che mi ha colpito è che tu il libro lo appunto si chiamava Palestina, no? Passato, nel senso si chiamava, è vero che tu lo ci hai raccontato porta a dire si chiamava, però se tu guarda il futuro, perché bisogna cercare di guardarci sul futuro, io non so come facciano loro, però sono convinto che loro sono l'insegnamento, cioè se ci guardano io intanto vi dico, se ci guardano loro il futuro, non vedo perché dovremmo pensarci noi, visto che loro stanno molto peggio di noi. Quindi questo tuo titolo mi ha fatto riflettere, perché mi sono chiesto alla fine, l'ultima domanda che voglio farle è: ma il futuro della Palestina sicuramente non è che si chiamerà, cioè vogliamo pensare che si chiamerà? Allora, intanto questo titolo non è mio, ecco, ma è tratto dalla poesia che io riporto, okay, in apertura, di Mahmoud Darwish, il più grande poeta palestinese, che si chiama Su questa terra, e in un verso di questa poesia lui dice: si chiamava Palestina, si chiama Palestina ed ha diritto alla vita. Quindi l'ho trovato molto calzante per due ragioni. Si chiamava Palestina non è un messaggio negativo, è proprio il messaggio storico che ho cercato di ripercorrere. Cioè voi ci avete raccontato che quella era una terra senza popolo, in cui abbiamo insediato un popolo senza terra, non è vero, quella si chiamava Palestina e si chiama ancora Palestina, e oserei dire si chiamerà sempre Palestina, perché nonostante oggi assistiamo probabilmente allo scenario internazionale più negativo
al quale abbiamo mai assistito. Io non sono convinta che Trump rappresenti una linea di discontinuità rispetto alla politica estera o statunitense nei confronti della Palestina, lo dice solo più chiaro. Però lo sta dicendo molto chiaro e sta facendo una serie di cose che sono preoccupanti, perché il riconoscimento di Gerusalemme capitale, il riconoscimento della sovranità israeliana sulle alture occupate del Golan siriano lasciano pensare che si vada verso un riconoscimento della sovranità territoriale israeliana sui territori occupati palestinesi. Nonostante questo, io sono completamente d'accordo con te, cioè una cosa che la Palestina mi ha insegnato in questi anni, una delle tante, perché poi me l'ha insegnata più zero, però mi ha insegnato il significato della parola dignità e il significato della parola resistenza, cioè quanto poi un popolo attaccato alla propria terra, con quello che spesso viene chiamato il smut, quindi no, l'essere attaccati alla terra un po' come le radici degli alberi, sia qualcosa che non si può proprio eliminare. Cioè possono fare quello che vogliono, i palestinesi restano lì, sorridono, ridono in faccia all'oppressore e continuano a rivendicare un sacrosanto e legittimo diritto alla libertà e all'autodeterminazione. La grande marcia per il ritorno di Gaza è, io credo, la più grande manifestazione popolare dopo la prima intifada, che va guardata con grande rispetto e con grande attenzione, perché è più di un anno che manifestano ogni venerdì. Questo libro partiva proprio da questo: come si fa a capire perché oggi un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 20 anni è disposta ogni venerdì a scendere in strada, arrivare fino al confine della striscia di Gaza, sapere benissimo che rischia la vita e magari morire per rivendicare una cosa molto semplice, sollevare un cartello con scritto "noi torneremo". Come fai a spiegare quel cartello se non hai riavvolto il nastro della storia? Come fai a spiegare perché quella ragazza pensa di avere il diritto di tornare e ce l'ha, se tu non spieghi da dove origina quell'ingiustizia storica? È talmente presente, ed è per quello che poi io mi accodo a quegli analisti che hanno definito la Nakba un processo, una struttura, non un evento storico, non è un evento che ha avuto inizio e una fine, non è una guerra, è un processo che viene rivissuto ogni giorno nelle ingiustizie quotidiane che il popolo palestinese subisce, viene rivissuto ogni giorno nel divieto, per la mia amica Mara, per tutti i palestinesi che intervisto in questo libro, di fare ritorno alle proprie terre. Io lo dico sempre, io in Palestina ci posso andare, loro no. E questa è una cosa che è inspiegabile, cioè il dolore individuale e collettivo di questa negazione, che è quella del diritto al ritorno, è quella della libertà per gli amici che vivono lì e per le persone che vivono lì, è la più grande ingiustizia che noi continuiamo ad osservare silenti, che la comunità internazionale continua ad osservare silente. Niente del genere sarebbe mai accettabile nei confronti di nessun altro popolo e in nessun altro luogo del mondo. Io credo che questo ci riguardi, perché credo che tutto questo sia stato reso possibile da tante cose, da tanti interessi geopolitici, strategici, quello che volete, ma in fondo da una cosa semplice: la disumanizzazione. Ed è qualcosa che rende possibile creare le zone rosse in questo paese, far morire i migranti in mare a 2 metri dalle nostre coste, e che consente di parlare di 300 bambini morti nell'ultima offensiva su Gaza. Perché non ci indigna? Perché sono numeri, non sono persone. E allora forse ripartire da queste persone, raccontare la loro storia, raccontare quello che hanno fatto in un secolo, ridargli un nome, io questo cerco di fare ogni giorno, dare ostinatamente nomi ai numeri, forse è il punto di partenza per riposizionarci rispetto a questa cosa. Sì, sicuramente, come abbiamo detto all'inizio, lo scopo del libro è questo, ma come diciamo sempre noi, il libro è un mezzo. Perché come dicevamo in macchina quando venivamo qua, noi ce la possiamo raccontare tra di noi, ma se poi non ci provi a raccontarlo agli altri, non dico quelli che stanno dalla parte israeliana, ma agli altri in generale, diventa una questione sterile, anche perché avvengono delle cose piccole, se vogliamo, tra l'altro
Cecilia in fondo a questo libro racconta tre storie di resistenza bellissime che davvero ti fanno capire che davvero siamo in un altro mondo, nel senso che con tutto quello che hanno subito c'è ancora una vena d'ironia pazzesca, ma veramente pazzesca. Cioè, aver subito tutto quello che hai subito con gente che c'ha a casa la chiave della casa che non c'è più, ma che c'ha la chiave perché dicono io ci torno, e in episodi minimi della vita, roba che noi probabilmente passeremo a piangerci addosso tutto il giorno, ci sono degli episodi di un'ironia che uno dice è addirittura, secondo me, extraterrestre, visto che stiamo parlando di cent'anni di storia tutta da un lato. Però le cose, mi sono accorto l'altro io leggendo, ve lo leggo, è brevissimo, degli episodi anche in Italia che dovrebbero farci riflettere, no? Che tu dici, ma cioè, che senso hanno? Ve lo leggo, perché è una lettera di un italiano che lavora all'aeroporto di Fiumicino, no? E dice, sono un operaio dell'aeroporto di Fiumicino, l'altro giorno mi accingevo all'assistenza di un volo di una compagnia israeliana, a Fiumicino però, non a Gerusalemme, quindi in territorio italiano, di una compagnia israeliana con il mio gruppo di lavoro, dopo essere stato accuratamente perquisito, anche corporalmente, sono stato cacciato, ripeto, siamo a Fiumicino, perché avevo una spilletta della Palestina. Qualche giorno prima, stessa sorte per un mio collega, colpevole solo di chiamarsi Omar. Nome Arabo. A parte l'amarezza per non aver potuto svolgere il mio lavoro, che onoro da più di 20 anni, ho provato un senso di impotenza e di rabbia profonda, pensando a quello che quotidianamente accade al checkpoint della striscia di Gaza e delle colonie, dove lavoratori, anziani e anche malati sono costretti a ore di calvari e soprusi dall'arroganza di un popolo che dovrebbe trattare la storia e il resto dell'umanità con maggiore rispetto. Cioè, io credo che in un episodio banale come questo a me l'autorironia non veniva. Cioè, che se ti trovi lì a fare un tuo lavoro come se io fossi in libreria e mi chiedo di fare un lavoro e qualcuno mi dice no, tu non puoi farlo perché in Israele c'è questa roba. Cioè, non sta né in cielo né in terra. E quindi, a maggior ragione, quelli che vivono là, mi immagino cosa... Cioè, non riesco neanche a immaginarmi cosa vivono, ma... rimane il fatto che noi da qui, come diceva lei, oltre al fatto che dal punto di vista mediatico viene completamente nascosto, noi non è che facciamo queste grandi cose per fare in modo che questo non avvenga. Per cui io credo che libri come questi, dove è vero, sono scritti da giornalisti schierati, dovrebbero rientrare nel dibattito comune dei riferimenti storici. Cioè, io ho letto il libro, quando leggevo il tuo libro, ho letto il libro di storia di mio figlio, terzo anno, e c'era La pace di Oslo. Cioè, avevo scritto La pace di Oslo. Ho tentato a mio figlio di spiegare, non è proprio così, poi diventa un po' complicato per un bambino di 12 anni, 13 anni. Però, i documenti che vanno in mano alle persone che normalmente leggono sono quelli lì. Sì. Non sono questi qui. Sì. Non perché voglio farvi vedere questo libro di testo, ma basterebbero 4 episodi storici qui dentro per farci 4 lezioni di storia. Di storia, non di opinioni storiche, che è diverso. Io non so come si riesca da qui a utilizzare questi strumenti per poter, se no, continuare a parlarne. Io quando ho fatto la lettera di presentazione di questa cosa ho detto ogni tanto ci vuole che ritorniamo dal buio, ritiriamo fuori dal buio la questione palestinese, perché davvero non se ne parla per niente. Ora, è vero che si è anche un momento un po' depressivo, per cui non ti viene più voglia di fare quasi niente, di pensare alla Palestina, però davvero bisogna fare assolutamente questo sforzo, quindi davvero ringrazio Cecilia di questo sforzo suo, ma che secondo me è metà dello sforzo, tre quarti dello sforzo che va fatto su questo tipo di storia. L'ultima parte, dal mio punto di vista, riguarda noi. Quindi stasera è questo che vogliamo lanciare, cioè non presentiamo queste cose per il gusto di presentarle, ma vediamo se in qualche altra maniera
anche all'interno di una realtà piccola come la nostra, si possa con un filo rosso portare avanti, magari come diceva lei, lei per esempio è una fonte comunque di personaggi di questo mondo che non vivono purtroppo a casa loro, ma che vivono qui da noi, che dal punto di vista culturale, con i film, con le arti grafiche, portano avanti in un'altra maniera, ma dicono le stesse cose che ci sono scritte qua. Forse il nostro compito può partire da lì, può partire dal fatto che li riportiamo alla luce e continuiamo a parlarne sempre. Intanto ti ringrazio per come ci stai a fare. Grazie.